e del Figlio e dello Spirito Santo. Voglio iniziare questa santa liturgia con un ringraziamento al Signore che mi ha dato grazia oggi di celebrare il 68° anniversario della mia ordinazione sacerdotale. E in questo momento mi viene davanti agli occhi mio padre e mia madre, che a Roma erano presenti alla mia ordinazione. Ricordo la gioia indicibile di mia madre quando, scendendo dall'altare, venne ad abbracciarmi e, baciandomi, disse: figlio mio, adesso posso morire contenta. Ma visto ancora tanti anni. E ringrazio così il Signore che dopo 68 anni ancora posso salire all'altare, celebrare il mistero di Dio e parlare al popolo di Dio per cui sono stato ordinato. E ringrazio tutti voi, fratelli e sorelle, che siete venuti qui. Ringrazio tutti indistintamente, popolo di Dio, mia gioia e mio gaudio. Mia gioia perché il popolo che mi sta attorno è gioia del sacerdote. Mio gaudio perché spero di ritrovarmi con voi tutti in cielo, dove celebreremo la liturgia celeste perennemente insieme con il sommo sacerdote Cristo Gesù. Con questo pensiero di ringraziamento rivolto al Padre dei cieli e rivolto a voi fratelli e sorelle che siete venuti qui per concelebrare con me, diamo inizio a questa liturgia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, purifichiamoci nella mente e nel cuore, perché possiamo celebrare meno indegnamente i santi misteri. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alla folla: il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli
è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e lo compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi seduti si raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? Gli risposero sì, signore, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Alleluia. Domanda Gesù ai discepoli, dopo aver paragonato il regno dei cieli all'uomo che trovi il tesoro o al cercatore di perle che trova la perla preziosa, dopo aver paragonato il regno dei cieli alla rete buttata nel mare. Mi si è permesso in questa occasione di applicare a me, prima che a voi, queste parabole uscite dalla bocca di Gesù. Io mi ritrovo in quel cercatore di tesori che ho trovato un tesoro nascosto per terra e sono andato a casa mia, ho venduto tutto quello che aveva, ben poco, ma ho compreso che la vita religiosa che avrei intrapresa era un tesoro più grande della vita della mia famiglia, della vita che il mondo mi offriva, e per questo ho scelto questo tesoro e ho fatto un grande acquisto. Io mi ritrovo in quel cercatore di perle. Era uno che andava in riva al mare, come si faceva un tempo,
e c'erano lì quelli che vendevano le perle pescate, erano perle autentiche, e lui cercatore di perle, quando si avvide che c'era una perla preziosissima, doveva essere una perla rosa proprio di quei mari, non ci vide più dagli occhi, andò a casa sua, vendette tutto quello che aveva e comprò quella perla e fece un grande acquisto. Così anch'io ho visto il sacerdozio come la grande perla che il Signore mi offriva, e ho detto a tutto e a tutti addio, io voglio diventare il sacerdote dell'Eterno, voglio venire in possesso di questa perla preziosa, e credo di aver fatto un grande acquisto. Applico a me queste due parabole, ma voglio applicarle anche a voi, fratelli e sorelle. È Gesù il tesoro nascosto, è Gesù la perla preziosa che vale più che i tesori del mondo, più che qualunque perla o gioia di questo mondo. Beato chi trova Gesù. Ha trovato il tesoro, ha trovato la perla. Qui si tratta di avere discernimento, di avere la saggezza. Siamo alla prima lettura. Salomone chiede discernimento. Signore, io non ti domando ricchezza, io ti domando la saggezza e il poter discernere tra il bene e il male. E il Signore disse a Salomone: mi piace questa preghiera, non hai chiesto cose futili, cose del mondo, ma hai chiesto la sapienza, il saper discernere tra il bene e il male, e io ti do la sapienza, la saggezza. Fratelli e sorelle, questa parola è per noi. Il Signore ci propone il regno di Dio, ci propone il tesoro, ci propone la perla, ci propone di fare la scelta. Noi tutti abbiamo fatto una scelta, ma dobbiamo essere contenti, gioiosi di questa scelta, ma dobbiamo perseverare nella nostra saggezza, perché la tentazione sempre è alle nostre spalle, tante volte è davanti a noi, tante volte è la tentazione di ogni giorno. C'è ancora la tentazione di guardare altri tesori e di perdere il tesoro di Gesù, la grazia di Gesù. Possiamo avere anche la proposta di perle false, di gemme false, ce ne sono tante per le vie del mondo, e possiamo barattare per una perla falsa e appariscente la perla vera e preziosa che è la grazia di Dio. Chiediamo allora al Signore la sapienza, il discernimento, e teniamoci il tesoro che abbiamo trovato, teniamoci la perla che abbiamo trovato, il regno di Dio che è già dentro di noi, il regno di Dio che si identifica in Gesù, e quel tesoro che vale più di tutti gli altri tesori, è la perla preziosa che vale più che tutte le perle preziose false che ci offre il mondo di oggi. E andiamo all'ultima parola del Vangelo di oggi. Gesù parla di una rete che prende i pesci, buoni e cattivi. È la decisione nostra di essere dalla parte di Dio o dalla parte del mondo.
di essere pesci buoni per la mensa del padrone, o essere gettati nel mare della vita e inghiottiti dagli altri pesci, dal Leviathan che gira per i mari. Noi siamo i pesci buoni. Abbiamo la somiglianza di quel pesce che è Cristo Gesù, che ha pescato la Vergine Santa, come dice un antichissimo inno nel secondo secolo, celebrando Maria. Ecco, noi siamo i pesci buoni e noi saremo nella casa del Padre a goderci Cristo, colui che volle essere assomigliato al pesce che Maria nostra madre ha pescato, che ha tenuto per sé e l'ha dato a noi. E allora che noi siamo dei buoni intenditori, degli scribi veloci, che sanno prendere le cose buone e le cose nuove e le cose antiche, abbiamo cioè il discernimento, abbiamo la facoltà di scegliere il bene. Già abbiamo scelto bene, continuiamo a scegliere bene fino alla fine della vita, quando, come dice Gesù, ci sarà l'ultimo verdetto: i buoni in cielo, i cattivi fuori. Noi ci auguriamo di essere tutti in cielo. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti attorno alla mensa del Signore. Siamo qui riuniti attorno all'altare e noi ci auguriamo di essere tutti presenti nel Regno dei Cieli, attorno a un altro altare, dove il Sommo Sacerdote Gesù celebra le nozze eterne con noi, dove il Signore Gesù, Sommo Liturgo, continuerà a celebrare con noi la gloria del Padre. E l'augurio che ci facciamo a vicenda questo oggi, nell'anniversario di questo sacerdozio, perché il sacerdozio vale per me e vale per voi, perché il sacerdote vale non tanto per sé quanto per il popolo per cui è stato ordinato. E l'augurio che io vi faccio è questo: che un giorno possiamo ritrovarci insieme nella casa del Padre a lodare, benedire il Signore in eterno. Sì, fratelli e sorelle, questo è l'augurio che io formulo per ciascuno di voi e non voglio vedere nessuno escluso dal Regno dei Cieli. Intanto colgo ancora l'occasione per ringraziarvi di questa presenza così significativa in questo momento. Ringrazio le singole persone. Non voglio elencare le persone che mi sono care, tutti mi siete cari, ma ci sono delle persone che sono state sempre a me vicine, delle persone che hanno lavorato con me, hanno faticato con me, e a queste persone che io rivolgo un particolare saluto e do un particolare abbraccio. Ma a tutti voi, fratelli e sorelle, io do il mio abbraccio sacerdotale e voglio significare a voi tutti, abbracciandovi, che siete figli di Dio. Ogni volta che io la mattina abbraccio i poveri, ne vengono tanti, io dico: vi restituisco la dignità di figli di Dio. Abbraccio uomini e donne, piccoli e grandi, e dico a tutti: ecco, ti restituisco con questo abbraccio la dignità di figlio di Dio, perché tu sei figlio di Dio, perché tu in Cristo sei Gesù, sei Gesù, e io ti riconosco come Gesù, come mio fratello e mia sorella. Se gli uomini o anch'io ti avesse tolto la dignità con un pensiero meno buono, io con questo abbraccio te lo restituisco e ti dichiaro che sei figlio di Dio. E allora in questo momento, fratelli e sorelle, non potendo abbracciare tutti materialmente, vi do il mio abbraccio dall'altare
e vi restituisco la dignità di figli di Dio. Predico la vostra dignità di figli di Dio e dico a tutti: gioiamo nel Signore, siamo tutti lieti nel Signore, celebriamo insieme in Cristo Gesù questo anniversario del mio sacerdozio, e noi tutti che siamo sacerdoti dell'Eterno, popolo sacerdotale, inneggiamo al sommo sacerdote Cristo Gesù, che si farà presente su questo altare. Amen. Nell'amore del Signore, io vi abbraccio nell'amore del Signore, perché vedo in te la gloria del mio Re. Io vi abbraccio nell'amore del Signore. Noi diciamo a Lui: io ti abbraccio. Io ti abbraccio nell'amore del Signore. Sì, io ti abbraccio nell'amore del Signore. Perché vedo in te, perché vedo in te la gloria del mio Re. La gloria del mio Re. Io ti abbraccio. Io ti abbraccio nell'amore. Il nostro credo, poi una breve preghiera dei fedeli e poi l'offertorio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa. Fratelli carissimi, rivolgiamo a Dio nostro Padre, da cui procede ogni bene, la nostra preghiera, e uniti in Cristo, formando con Lui un solo corpo, supplichiamo a Dio Padre perché voglia concedere a tutti grazia e tutti quei beni che Lui suole dare a quelli che con cuore sincero li domandano. Preghiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa, chiamata ad annunziare ed estendere il regno di Dio su tutta la terra,
lo Spirito Santo la guidi ed apra i cuori degli uomini ad accogliere con coraggio l'annunzio del Regno, noi ti preghiamo. Venga il tuo Regno, Signore. Per i capi delle nazioni e per quanti fanno le leggi, perché come il re Salomone chiediamo al Signore la saggezza nel governare, un cuore docile che sappia rendere giustizia ai loro popoli e guidarli nella pace, preghiamo. Venga il tuo Regno, Signore. Per i ragazzi che in questo tempo estivo partecipano ai campi scuola, perché possano incontrare Gesù e sperimentare il suo amore, preghiamo. Venga il tuo Regno, Signore. Perché la prossima giornata mondiale della gioventù sul tema «Siamo venuti per adorarlo» faccia riscoprire con gioia a tanti giovani il dono della fede, preghiamo. Venga il tuo Regno, Signore. È il tuo Regno, Signore, anche qui sulla terra, e fa che tutti noi siamo cittadini del Regno qui sulla terra, ti lodiamo sempre e perpetuiamo in cielo quella lode che abbiamo iniziato qui in questo luogo di esilio. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, caro Padre Matteo, credo che sia dovere, perché è ovvio che il tuo sacerdozio è un dono che il Signore ti ha dato per noi e tu abbondantemente lo hai dato a noi. E allora ci saranno quattro persone che a nome di ciò che rappresentano ti porgeranno gli auguri. Il primo è Enzo Imburgia, a nome della comunità, o meglio, del Comitato Diocesano del Rinnovamento. Quasi 30 anni fa un cammino veniva aperto in questa città, il cammino del rinnovamento nello spirito, ed è stato aperto da lei, Padre Matteo, con l'aiuto dello Spirito Santo e delle persone che lo hanno fiancheggiato fin dai primi momenti, alcune delle quali sono presenti qua oggi e rendiamo grazie a Dio. Un cammino per i piccoli e per i poveri, un cammino che ha fatto di persone del quotidiano i cercatori di perle. Lei ha fatto questi cercatori di perle con l'assistenza dello Spirito e per volontà del Padre. Noi oggi veniamo così semplicemente a ringraziarla, ringraziare il Signore innanzitutto, ma anche lei che si è fatto strumento docile. Oggi sono più di 60 i gruppi in questa diocesi, gruppi di piccoli, gruppi di persone non potenti né ricche di sapienza del mondo, ma di cercatori del Regno, di visitati dallo Spirito, di consolati dal grande Consolatore. Rendiamo grazie a Dio per questo. Vogliamo, Padre Matteo, augurare a lei ogni bene e un cammino ancora lungo e fecondo. Con tutto il cuore mi permetto di farlo a nome dei miei fratelli del pastorale diocesano e anche a nome dei gruppi qui variamente rappresentati. Caro Padre Matteo, a lei vorremmo regalare di tutto cuore una parola del Signore che Gesù stesso disse all'Apostolo Paolo in un momento di difficoltà, visitandolo di notte, una parola di notte. Non temere, continua a parlare e non tacere, perché c'è per me un popolo numeroso in questa città. Grazie Padre Matteo. Salvatore Libassi per la Fondazione Gesù Liberatore. Padre mio, penso che non siamo qui a caso, in questo luogo del Centro Gesù Liberatore, perché ritengo che lo Spirito Santo, che l'ho preso in braccio sin da bambino, penso che dopo tanto camminare lo abbia condotto in questa casa. E questa è una casa di preghiera, è una casa di consolazione, una casa di gioia che lei ha voluto. E mi pare che questo sia un luogo importantissimo, perché è un luogo che non si ferma nel tempo, ma andrà oltre il tempo. Per questo noi dobbiamo ringraziare il Signore per questi
suoi anni di sacerdozio come fondazione e per dirle, padre mio, che è una grande gioia che lei ancora è in mezzo a noi, che è una voce che non si spegne, che è una luce accesa, che rischiara gli occhi di quanti vivono le tenebre. Per questo noi dobbiamo tutti insieme veramente pregare il Signore ogni giorno perché lo tenga ancora con noi, perché ci aiuti a edificare questo benedetto Tempio qui, in questo luogo dove Gesù Cristo ha posto le sue basi, perché questo è un luogo in cui Cristo ha posto il suo pozzo, dove da dove esce ogni giorno acqua per tutti, acqua che ci risana, che ci ristora, che ci consola, che ci vivifica. E questo, padre mio, lo dobbiamo proprio a lei, cioè lo dobbiamo allo Spirito Santo che in lei ha scelto la persona per camminare con lui. E questa è la nostra gioia. In un momento in cui la Chiesa comincia a vacillare, noi siamo qua per dire: Padre, si faccia forte, perché noi vogliamo essere forti con lei in Cristo Gesù, perché le mura di Gerusalemme non debbono cadere, perché non si faccia breccia nel cuore di Cristo, ma il cuore di Cristo possa ancora riempirsi della grazia, della luce, della pace, della gioia di tanta gente che ancora lo ama come ha fatto lei nella vita. E allora coraggio, fratelli e sorelle, leviamo il cuore a Dio in questo luogo di gioia, di pace, di vita. Ecco perché noi della Fondazione ci faremo forti, perché lei sarà sempre con noi, con la preghiera in qualunque momento. E questo Tempio qui sarà la luce per quanti ancora vogliono camminare verso Cristo Signore, che spezzerà chiunque voglia abbattere le barriere della Chiesa. Grazie, Padre. Rosaria Mutisi per il Cenacolo Betania. Padre Matteo. Mamma Anna e Papa Vincenzo sono presenti anche in questo momento e ringrazieranno il Signore per lei, proprio per quella perla preziosa che lei ha saputo trovare e donare. Ecco, Padre Matteo, il Cenacolo Betania si presenta a lei con un semplice omaggio, arriverà ora dopo nell'offertorio, e un mazzo di fiori. Questi fiori che sono uguali nella utilità, ma diversi nella forma, nel colore, nel profumo, nella bellezza, proprio come il suo sacerdozio, il suo ministero sacerdotale, bello, puro, profumato, unto dal Padre per mezzo dello Spirito, e lei ha parlato sempre nello Spirito, per mezzo dello Spirito, per fare conoscere a tutti il Figlio Gesù, Salvatore e Redentore degli uomini. Padre Matteo, voglio accettare questo semplice segno del nostro amore e del nostro grazie, questi fiori, questi semplici fiori, a lei, Maestro della Legge, di cui il Padre, poiché c'è un solo Maestro ed è Gesù, si è servito di lei, della sua bocca, per fare conoscere i tesori del Regno, proprio come dice la liturgia di oggi. Come Maestro del Regno dei Cieli ha saputo trarre dal suo tesoro cose antiche e cose nuove, e lei l'ha sempre fatto. Ringraziamo il Signore, Padre Matteo, per lei, per i suoi 68 anni di operato, e chiediamo al Signore, senza mettere limiti alla provvidenza, di godere ancora a lungo questo del suo ministero, del suo sacerdozio. E Maria sia presente e ci accompagni in questo lungo cammino, e lo abbracci come figlio prediletto del Padre. Grazie per me. Calo Giroverso, per quella che è stata la tua seconda famiglia, Gruppo Rinnovamento Noce. Mi è stato affidato il gradito compito, anzi l'onore, di portare gli auguri del gruppo Sacro Cuore alla Noce al nostro caro Padre Matteo. Sono già passati per me 29 anni da quando mi sono affacciato con mia moglie e le mie tre figlie
alla chiesa del Sacro Cuore alla noce per ascoltare questo sacerdote, forse per curiosità di medico, non lo so. Sta di fatto che mi sono innamorato di questo gruppo e ho perseverato e continuerò a perseverare, perché come giustamente ha detto Franco è diventata la mia seconda famiglia. E in effetti entrando qua ho avuto una riflessione. Padre Matteo oggi celebra questo anniversario con la sua vera famiglia, che siamo tutti noi. Non ci sono alte cariche, alte autorità, non ci sono fasce azzurre o tricolori, ma c'è la famiglia di Padre Matteo che siamo noi. Ci sono i suoi genitori qua, accanto a noi sicuramente, tutte le anime dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che sono passate attraverso il gruppo Sacro Cuore alla Noce, festeggiano assieme a noi questa ricorrenza. Quello che ho capito io è questo, che sin dall'inizio Padre Matteo ha intuito la volontà dello Spirito Santo di creare un ospedale nuovo, un ospedale per gli ammalati dello spirito e del corpo, in cui la prima terapia è la preghiera a Dio Padre. Ed è stato un ospedale di cui tutti ci siamo giovati. A tutti ha fatto bene frequentare il gruppo della Noce. E se siamo qua, lo dimostra questa nostra perseveranza nel continuare nel rinnovamento nello spirito. Dice che abbiamo imboccato la strada giusta, ma guidati da Lui. È stato Lui che ci ha trascinato. E noi accettiamo quell'augurio che ci ha fatto di celebrare con Lui quando saremo in paradiso, perché ci saremo, perché Lui pregherà per noi sempre. Celebreremo quella liturgia celeste e saremo tutti là a dire: Signore Gesù, se noi siamo qua, lo dobbiamo in moltissima parte al nostro caro Padre Matteo La Grua. Questo sicuramente è quello che pensiamo tutti ed è così. Vedete, dal gruppo Sacro Cuore alla Noce sono scaturiti poi una miriade di altri gruppi, non solo a Palermo ma in tutta la Sicilia, e moltissimi gruppi che ora sono in Sicilia sono o figli o nipoti o pronipoti del gruppo Sacro Cuore alla Noce. Un gruppo che per antonomasia è il gruppo di Padre Matteo La Grua. Non si può dire gruppo Nuce se non si dice Padre Matteo La Grua. Siamo d'accordo su questo? Perfetto. Bene, sono passati 30 anni, ma è stato, come dire, una cosa bellissima. Abbiamo avuto momenti belli, momenti meno belli, momenti un po' bruttini, ma il Signore ci ha sempre tirato per i capelli e riportato a galla. Il Signore è stato ed è sempre costantemente assieme a noi. Una cosa bella che vorrei dire è questo: sapete tutti che è un esperto di pietre preziose, alle sue spalle c'è qualche cosa che si vede. Però ecco, se riflettete, il Vangelo di oggi parla appunto di pietre preziose e lui ha scoperto che la vera pietra preziosa è il Vangelo di Gesù Cristo, e l'ha comunicato a noi e noi lo abbiamo interiorizzato e faremo sempre nostro questo pensiero. L'unica perla che noi vogliamo nel nostro cuore, nella nostra mente, è il Vangelo di Gesù Cristo, Signore. E pertanto ci affidiamo alle preghiere di Padre Matteo La Grua. Sia lodato Gesù Cristo. Ringrazio di quanto è stato detto. Questi ringraziamenti vanno a Dio. Io sono una povera creatura come voi, ma è il buon Dio che si è manifestato a voi e che oggi vi dice: figli miei, siete qui, lodatemi, glorificatemi e perseverate. Questo è il luogo dove io ho posto la mia dimora e dove io darò a voi la pace. Bene. Adesso ci sarà la processione offertoriale. Vorrei dire qualche cosa sulla pietra preziosa che è il calice. Vediamo quando sarà presente. Vorrei presentare questo calice. Intanto presento questa bellissima pietra, queste geode, che viene dal Brasile
e pesa circa 150 kg, un solo pezzo. Quelle pietre preziose siamo noi attorno a Gesù. Vediamo questo calice che è di lapislazzuli, è un bellissimo calice. Ricordo che quando con l'onorevole Iocolano siamo andati a Roma in cerca di questa pietra, ne abbiamo trovato una che veniva dall'Afghanistan, era un pezzo di 9 kg, l'ho osservato, questa va bene per me, e così ho detto a chi doveva trarre da quella pietra il calice: voglio un calice tutto di un pezzo. E viene da una pietra tratta dall'Afghanistan a 3500 metri. Bene, è bello che celebrare con questa pietra. Io sono innamorato delle pietre come delle perle, perché nella pietra vedo sempre Gesù, nella perla vedo Maria nostra madre. Amen.